Ciao ragazzi, oggi video di creazioni. Vi mostro subito la prima. Allora, eccola qui, a questo ciondolo. L'ho realizzato utilizzando un disco di angelite da 25 mm. Sarà contenta 75 Marghi 75 perché so che è una delle sue pietre preferite. L'ho incastonata con 64 d'elica di base di questo celeste e poi l'ho chiusa davanti con delle rocaglie 15-0 sempre celesti ma frosted. Il codice è 148FR, sono della Miyuki, e queste altre rocaglie 15-0, colore metallic iris brown. Sono della Toco e il codice è TH90726. Per questa decorazione a raggiera mi sono un po' ispirata a un ciondolo che ho visto in uno degli ultimi video di Sarubest. E niente, appunto, ho realizzato queste righine alternando le celesti a marroni metallizzate. Poi ho creato dei picot interni, tutti qui intorno, e tra un picco e l'altro ho inserito delle rocaglie 110 colore Milky Aqua, il codice è TH90833. Per quanto riguarda la decorazione qui intorno, ho inserito sempre delle rocaglie 110 e poi ho inserito delle perle da circa 4 mm celesti e dei mezzi cristalli color bronzo. E alla fine è venuta questa sorta di rombo o di quadrato, vedete un po' voi. Anzi, a tal proposito volevo chiedervi un consiglio perché non so se montarlo in questo modo e fare un cappiettino a questa altezza e poi inserire una catena in bronzo, oppure montarlo in quest'altro verso e inserire magari un cavetto d'acciaio rivestito di nylon all'interno di questo mezzo cristallo più sporgente e poi inserire in questo cavetto delle perle che richiamino i colori del ciondolo. Quindi non so, i suggerimenti sono sempre ben accetti. E, in realtà l'idea di partenza era realizzare il ciondolo di cui ha fatto il tutorial Dolci Riflessi, il ciondolo Maya. E infatti, come vedete, ho realizzato qui la decorazione interna con le punte di due colori. Solo che poi, mentre continuavo la lavorazione, mi sono accorta di non avere delle magatama di un colore che si potesse abbinare, e quindi alla fine ho disfatto il tutto, ho mantenuto l'incastonatura di base e niente, ho fatto quest'altra decorazione da quest'altro lato. Niente, il risultato mi piace molto. Mi dispiace un po' che la pietra si copre parecchio, perché è molto bella. Però, niente, mi piace molto il risultato. Poi ho realizzato alcuni star rivoli. Allora, questo, se non sbaglio, è lo star rivoli numero 3. L'ho realizzato con un Rivoli Swarovski da 14 mm color tanzanite. L'ho incastonato con delle Delica color beige, sono le DB0204. E poi ho inserito queste rocaglie 15-0 che sono un lilla frosted, anche queste credo. Il codice non ce l'ho. Niente, mi piace molto. E poi ho inserito questa catenella a pallini, però credo che sia un colore un pochino troppo acceso rispetto al ciondolo, quindi penso che la sostituirò. Poi, sempre questo modello di Star Rivoli, l'ho realizzato sul bronzo. Questo devo dire che mi piace proprio tanto tanto, mi ricorda una foglia d'autunno per i colori, mi piace tanto. E ho utilizzato un Rivoli Swarovski da 14 mm, verde oliva. Poi ho utilizzato delle Delica, che sono le Dark Topaz, sono le DB0144. E poi ho utilizzato qui internamente delle rocaglie verdi, che sono, ve lo dico subito, le 0158, mentre esternamente ho utilizzato sempre le Metallic Iris Brown. E qui ho inserito una catenella bronzo, sempre a pallini, che devo dire che ci sta bene. Poi
un altro sta Rivoli, questa volta sta Rivoli numero 1. Eccolo qui, molto semplice, bianco e nero. Ho utilizzato un Rivoli color jet, delle delica bianche e nere e delle perline da 3 mm nere. Molto semplice. Ah, non vi ho detto che questi schemi dello Star Rivoli li potete trovare sul sito Le Gioie di Happyland. E niente, molto semplice. Poi volevo farvi vedere alcuni esperimenti, diciamo così. Allora, mi sono ritrovata in casa questa ciambellozza viola e ha un po' il foro decentrato, vedete, è un pochino più spostato verso l'alto. Ho provato a realizzare una fascettina al peyote o con gli Swarovski da inserire in questo punto e poi far passare una catena, ma non mi piaceva come ci stava, anche perché in questo punto c'è un foro ed anche qui a questa altezza, e quindi non mi piaceva che poi rimaneva questo foro visibile. E quindi cosa ho fatto? Ho preso questo filo d'alluminio che è piuttosto spesso, sarà più di 1 mm, credo. E ho iniziato a girarlo intorno a questa ciambella e alla fine il risultato è stato questo qui. Non è proprio il massimo, però insomma mi sembra carino. Poi io adoro il wire, ma mi rendo conto che sono un po' imbranata, non lo so lavorare molto bene. Comunque, per il momento lo tengo così. Poi, tra gli altri esperimenti, ho provato un pezzettino di spirale Cellini. Ho utilizzato delle Delica 110 color lilla, delle rocaglie 110 più o meno dello stesso colore e poi delle rocaglie 80 bianche. E avevo pensato di farci passare all'interno, cioè di terminarlo così e di farci passare all'interno un cavetto di caucciù dello stesso colore. Però non lo so, non sono tanto convinta del risultato perché mi rimane parecchio rigido, cioè non riesco proprio a piegarlo. Di solito i bracciali che ho visto anche recentemente su YouTube, fatti con la spirale Cellini, si riescono a piegare bene, vengono alla fine tondi. Questo invece è proprio rigido, cioè rimane come tubicino. E quindi niente, non so se comunque lo devo terminare. Comunque, come primo esperimento direi che sono soddisfatta, mi piace questo tipo di lavorazione. Poi, non so se vi ricordate quella collana che vi ho mostrato con questi tubicini fatti al tubulare netted. E niente, volevo solo dirvi che ho realizzato altri 3 tubicini. E quindi questa collana presto sarà montata, non so ancora come, penso che alternerò proprio questo motivo che avevo fatto come campione con anellino, perla, tubicino e di nuovo perla e anellino. Comunque presto vi farò sapere. Eccoli qui. Avevo utilizzato delle rocaglie 110 nere e delle perle da circa 4 mm color fucsia in vetro cerato. E niente ragazzi, questo al momento è tutto. E niente, ci sentiamo presto. Ciao ciao!